Buonasera, bentornati all'informazione locale di RTA. In arrivo un altro decreto firmato dal Premier Conte e dal Ministro della Salute Speranza, un nuovo decreto per arginare il numero dei contagi da Covid-19 in Italia. Vediamo quali dovrebbero essere le ulteriori misure restrittive inserite. È atteso a minuti il nuovo DPCM per fronteggiare l'avanzata dei contagi da coronavirus. Un decreto firmato dal Premier Conte e dal Ministro Speranza che dovrebbe contenere lo stop dei movimenti tra regioni, lo stop alla didattica in presenza per tutte le scuole superiori e le terze medie. Ma non solo. Le regioni potranno decidere per eventuali lockdown territoriali laddove ve ne sia la necessità. Si dovrà rivedere il trasporto pubblico, lo scaglionamento degli orari di chiusura di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, che potranno subire ulteriori limitazioni rispetto a quelli decisi a livello nazionale, ora previsti alle 18. Quasi certo il divieto di passare i confini regionali, come dicevamo, se non per motivi di lavoro, salute o emergenza, che dovranno essere comprovati attraverso un'autocertificazione. Le persone dai 70 anni in su dovrebbero rimanere a casa per essere più protetti dal contagio e i centri commerciali chiusi per tutto il fine settimana. Il cosiddetto coprifuoco dovrebbe essere anticipato alle 20 oppure alle 21. Nel decreto sarà introdotto anche il punto sui ristori per le attività che subiranno perdite economiche a causa delle restrizioni. Il presidente della regione Stefano Bonaccini è risultato positivo al test del Covid-19 effettuato nella mattinata di ieri in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali previsti per oggi. Bonaccini, che non presenta sintomi, come prevede in questo caso il protocollo, si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l'attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni, a differenza di altri controlli fatti anche di recente, ha commentato Bonaccini. Questa volta sono risultato positivo, ovviamente non me l'aspettavo, il rispetto delle regole e condizioni di salute normali mi lasciavano tranquillo e invece il virus ha colpito. Vi chiedo di prestare la massima attenzione e di rispettare scrupolosamente le regole. Io non mollo e sarò qui in prima linea anche da casa, insieme ne sono certo, ha concluso Bonaccini, ce la faremo. E ieri a Parma e provincia si sono registrati 136 nuovi casi di positività al Covid, di questi 66 sono sintomatici, una persona è deceduta. Crescono, ma sono sempre sotto controllo, i numeri di ammalati di Covid nel comune di Fornovotaro. Il comune di Fornovo ha chiuso il mese di ottobre con 68 casi di Covid presenti sul territorio. Di questi 57 sono guariti, 8 i decessi. Nell'ultima settimana del mese appena trascorso i nuovi contagi sono 6. L'incremento maggiore alle scorse settimane è dovuto principalmente al fatto che un intero nucleo familiare è stato colpito dal virus. Il loro isolamento, come quello di tutti i soggetti positivi, è in carico all'azienda sanitaria, che si è attivata subito per tracciare i possibili contatti e circoscrivere la situazione. Il contenimento dei casi è strettamente connesso alla capacità della cittadinanza nel rispettare le regole. La situazione del comune è sotto controllo e con numeri non allarmanti, riferisce il sindaco Michela Zanetti, che invita tutti i cittadini a rispettare le regole indossando la mascherina anche all'aperto, mantenendo le distanze ed osservando un'accurata igienizzazione delle mani e, all'insorgere di sintomi sospetti, contattare subito il medico curante. E la ricorrenza di ogni santi e dei defunti è stata vissuta quest'anno in modo diverso dai precedenti, proprio a causa della pandemia in corso. Quest'anno la commemorazione dei defunti, tradizione della Chiesa cattolica, avrà un significato particolare. Molti che ci hanno lasciato, infatti, soprattutto nei mesi primaverili, ma anche successivamente, hanno avuto delle esequie, delle cerimonie di esequie ridotte al minimo, sempre per in osservanza alle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus. Chiaramente ci sono state anche un aumento
di decessi dovuti proprio alla pandemia, ma anche coloro che sono deceduti per altri motivi, sia dovuto appunto celebrare le esequie in modo diverso da come si è abituati normalmente. È vero, in questi giorni comunque tutti sentiamo il desiderio di ricordare i nostri cari e di loro in particolare ricordiamo le cose belle, gli esempi buoni che ci hanno lasciato e come credenti sentiamo che loro sono viventi nel Signore. Ecco, non li pensiamo come morti ormai finiti, ci hanno preceduto, ci aspettano. Ci ritroveremo insieme. Questo è il messaggio che viene dalla fede e credo che renda più vero anche quel ricordo che abbiamo per loro e che accompagniamo sempre con la preghiera e con la partecipazione all'Eucaristia. Voltiamo pagina. L'amministrazione comunale di Bedogna ha inaugurato sabato il ponte sul torrente Pelpirana che dà accesso al parco Cattaneo, un intervento costato 85.000 euro. Abbiamo voluto fare una mini inaugurazione perché il Covid non ci consentiva di farla in pieno ritmo, diciamo. Quella di oggi vuole essere solo l'apertura del ponte, è stata una gestazione molto lunga perché purtroppo la burocrazia italiana, se si seguono tutte le norme, ha una gestazione abbastanza lunga, ma insomma crediamo che sia un'opera importante perché al di là del ponte c'è un gruppo forte come quello della nostra banda, c'è la biblioteca, ci sono un polo culturale importante per Bedogna e poi c'è il parco peschiero che è il fiore all'occhiello della nostra comunità. Chi viene da fuori si accorge che avere all'interno della comunità di Bedogna un parco come il nostro è importante. Nei prossimi anni, il prossimo anno in particolare, intendiamo fare anche dei lavori all'interno dell'alveo del Pelpirana e sulla copertura, quindi su via Aldo Moro e Piazza De Gasperi. Crediamo che siano lavori importanti che mettono in sicurezza le nostre opere pubbliche e che mettono in sicurezza anche la vita comune dei nostri cittadini. Ha sistemato il grosso problema della filiale bancaria, il comune di Tornolo si trova ora alle prese con un altro disservizio, ovvero la chiusura dell'unica farmacia presente sul territorio comunale. Dopo la banca, l'amministrazione comunale di Tornolo deve far fronte ad un'altra emergenza. La farmacia di Tarsogno da domani mattina non sarà più aperta. Un disagio non indifferente per i cittadini che saranno costretti a sobbarcarsi parecchi chilometri di strada per recarsi a Santa Maria del Taro, ad Albareto oppure a Bedogna. Una situazione impensabile per i residenti che in caso di bisogno di farmaci dovranno intraprendere un vero e proprio viaggio, senza contare le persone anziane, sole o ammalate. Ovviamente del problema è stata informata l'amministrazione comunale che anche questa volta sta cercando soluzioni per risolvere in breve il problema. Abbiamo preso a cuore questa situazione, ha commentato il sindaco, e come abbiamo recentemente risolto il problema della riapertura della banca Credem, un'operazione impegnativa per un paese di soli 400 abitanti, a breve riusciremo ad avere nuovamente la farmacia a Tornolo e Tarsogno. Quando si tratta di servizi così importanti, sono il primo, ha terminato Lusardi, a mettermi al lavoro per ripristinarli o addirittura per crearne di nuovi. La Ginga degli insegnanti di Parma e Piacenza in questi giorni ha svolto una campagna d'ascolto dei docenti che operano nelle scuole della Valtaro. Dopo aver raccolto le varie domande e segnalazioni provenienti dal corpo docente che opera nelle scuole del territorio, Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, ha risposto ai colleghi attraverso un video pubblicato sul sito della stessa associazione sindacale dei docenti italiani. Ne ascoltiamo qualche passaggio.
Una delle segnalazioni più particolari e che è ricorrente, giuntaci dalle scuole della Valtara, è quella relativa alle figure che sono delegate dal dirigente scolastico. Mi riferisco ai cosiddetti responsabili di plesso, ai cosiddetti vicepresidi, ai cosiddetti vicari. Quando dico cosiddetti non è a caso, perché queste figure giuridicamente non sono regolamentate dalla legge, non esistono nell'ordinamento, sono frutto di usanze locali, e questi colleghi che ricevono questi incarichi privatistici, fiduciari dai loro amici dirigenti scolastici, non hanno alcuna titolarità giuridica. Il vicepreside era una figura che veniva eletta fino a una ventina d'anni fa, c'era l'elezione del vicepreside in collegio dei docenti, poi ciò è stato abolito per legge, sono stati introdotti i collaboratori, il dirigente scolastico, che sono due, che il dirigente può, ma potrebbe anche non farlo, nominare a sua discrezione. Questi colleghi hanno un rapporto con il dirigente scolastico, ma è un problema tra loro il dirigente scolastico, perché il docente non ha alcun rapporto gerarchico con un altro docente. Lo stesso vale per i responsabili di plesso, noi li chiamiamo referenti di plesso nominati dal dirigente, ma non responsabili, perché l'unico responsabile dell'istituzione scolastica nel suo complesso, cioè sede centrale e sedi distaccate, è il dirigente scolastico. La stessa cosa per i vicari sono qualcosa che esistono, figure che esistono nell'ambito ecclesiastico, ma non in quello scolastico. Il vicario non c'è, esiste il collaboratore del dirigente. Altra situazione che ci è stata segnalata dalla Valtaro riguarda l'Istituto Comprensivo di Bedonia, è una situazione che a dire il vero riguarda poco per quelle che sono le posizioni della Gilda, riguarda poco il corpo docente. Il problema è che non esiste più il dirigente scolastico titolare, ma il dirigente scolastico reggente, perché la scuola non ha un numero sufficiente di iscritti per avere il dirigente titolare. A noi docenti riguarda poco, perché o che ci sia un dirigente titolare, un dirigente reggente, i docenti sono figure preposte a fare lezione, noi sappiamo quello che dobbiamo fare lezione, che gli atti li firmi uno o li firmi l'altro, il titolare o reggente o quello del collegio dei docenti lo firmi, lo presieda un reggente o un titolare, a noi poco o nulla cambia, quindi il problema non è nostro. Sulla situazione di Bedonia sono accadute cose simpatiche, abbiamo visto durante l'estate dei politici locali che avevano fatto una sorta di accordo, non si capisce bene con chi, per avere una deroga a questa norma che prevede il reggente nelle scuole che hanno pochi iscritti. Questa deroga non è arrivata, l'accordo non è stato rispettato, non si capisce perché tutta questa voglia di avere un dirigente titolare. La Gilda degli insegnanti vorrebbe in tutte le scuole italiane il preside elettivo, come avviene all'università, perché i docenti devono avere una guida che proviene dalla loro categoria e non dall'esterno. Il Comitato Nazionale ANPI, riunitosi il 30 ottobre scorso a Roma, ha eletto Gianfranco Pagliarulo nuovo presidente nazionale. Nella riunione sono stati eletti anche i 5 nuovi vicepresidenti, e fra di loro c'è Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi, ex senatrice del PD eletta a Parma. Partecipo alla missione dell'ANPI, ha commentato l'Associazione dei Partigiani di ieri e di oggi. L'amore per la libertà, per la Costituzione, per la democrazia, per la pace, e sempre antifascismo e resistenza. Occasione imperdibile a Nuovo Montelli, con arance e finocchi di origine italiana ad euro 1,59. Disponibili fiori recise in vaso per la commemorazione dei defunti. La Nuovo Montelli informa la gentile clientela che si effettueranno consegne a domicilio con fiori oltre a frutta e verdura. Naturalmente un saluto dalla Nuovo Montelli.
Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Affari a Faroni da Baudassi, scarpe antinfortunistiche Reebok ad euro 99, mascherina FFP2 made in Italy euro 2,50 l'una, scaldino elettrico Sole Mio per piedi in metallo ad euro 25,90, scaldasonno elettrico singolo pura lana Bimar euro 36,90, stufa cherosene Brimo Camin euro 99, bidone aspiracenere lavor 18 litri 800 watt euro 29,90, motosega Squarna 35cc super offerta ad euro 189. Amici miei, da Baudassi prezzi bassi, bassi, bassissimi. È per questo che si viene da Baudassi. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Mariani Gomme, promozioni pneumatici invernali per tutto il mese di novembre. Ne volete un esempio? Nankang 185-65-15 a 60 euro cada uno. Michelin 82. Un altro esempio? 195-55-16 Nankang 65 cada una e 112 Michelin naturalmente cada uno. Prezzi comprensivi di IVA e montaggio. Mariani Gomme, promozioni invernali. Ho trovato in via Moronera 13 a Bedonia e vi sottolineo per preventivi ulteriori 320 18 14 044. Che finisce negli scarichi, arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 8245 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. Eccoci alla pagina sportiva. La parmigiana Chiara Fontanesi si è aggiudicata il quarto posto al mondiale femminile di motociclismo, la cui finale si è disputata nella giornata di sabato a Trento. Un ottimo risultato per la neo mamma tornata in sella dopo un anno di stop. La parmigiana Chiara Fontanesi ha chiuso ad Arco di Trento il mondiale femminile al quarto posto. Al termine di due manche spettacolari e ricche di colpi di scena, delle quattro amazzoni in lizza per il mondiale, l'ha spuntata alla fine Katrin Duncan, che bissa il titolo 2019. Il risultato ottenuto da Chiara è comunque ottimo, dopo un anno di stop per gravidanza e un inizio mondiale senza particolari allenamenti. La portacolori del Fonta MX si è presentata in Trentino con 10 punti da recuperare su Nancy Van Den Ven, un distacco ridotto che lasciava ben sperare e la vedeva in piena lotta mondiale. Al via della prima manche, la rincorsa al titolo si è fatta però complicata, complice una mischia alla prima curva innescata proprio da Van Den Ven, che ha di fatto mandato Chiara in fondo alla classifica, 23esima. Una volta ripartita ha dato vita ad un bel recupero che l'ha portata al sesto posto finale. Non abbastanza per poter rosicchiare punti preziosi alle avversarie.
Country Duncan, caduta in partenza, ha vinto la manche al termine di una bella rimonta, beffando sul finale Papenmeier con Van den Ven quinta davanti alla Fontanesi. In virtù dei risultati ottenuti, Chiara si è presentata al via con 16 punti di svantaggio da Duncan. Con il titolo più lontano, la Fontanesi è scattata seconda alle spalle di Van den Ven. Ha dato vita ad un bel duello contro Duncan per poi staccare l'avversario e portarsi negli scarichi della fuggitiva. All'ultimo giro ha tentato l'attacco, ma un doppiaggio difficoltoso le ha fatto perdere la possibilità di vincere la manche. La vittoria è dunque andata alla Van den Ven davanti alla Fontanesi e a Duncan, che con il terzo posto ha vinto il mondiale, finendo a pari punti con Van den Ven, ma con miglior discriminante vittorie. Un GP del Trentino dunque animato e pieno di spettacolo, che ha visto Chiara Fontanesi grande protagonista, sia della gara che del campionato disputato a marzo con le prime due prove, per poi chiudersi in Italia con due round a Mantova e l'ultimo ad Arco di Trento. In un torneo bizzarro, la parmigiana ha ottenuto 3 terzi posti, un secondo e un quarto e una vittoria di manche. Un bel bottino che rilancia le ambizioni di titolo per il 2021. Domani è martedì 3 novembre, avremo aumento della nuvolosità con cielo nuvoloso e addensamenti più consistenti lungo la fascia appenninico centro-occidentale, dove non si escludono deboli piovigine lungo il crinale. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime tra 16 e 17 gradi, venti deboli sud-occidentali lungo i rilievi. I programmi della serata di RTA iniziano alle 20.35 con Punto Sport con Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli dell'anno 2000. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata, buon proseguimento, noi torniamo domani alle 19.35 come sempre con il TG.